Buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento, Pianeta Oggi Report. Siete collegati da Venezia, siamo appunto qui in occasione di un convegno nella città più bella del mondo e siamo con la signora Penzo per parlare di Venezia cambia. Perché Venezia ha voglia di cambiare, probabilmente qualcosa non va. Ci racconti un pochettino, così ci colleghiamo anche al tema precedente della rivalutazione delle città che avevamo fatto, abbiamo trattato questo tema con il Cenacolo di Mestre. Ecco, cos'è che non va a Venezia, signora Penzo? Tiziana, giusto? Sì, Tiziana. Diciamo che la situazione è sotto gli occhi di tutti. Tutti i veneziani e non solo si sono resi conto da tempo che c'è un fallimento delle precedenti amministrazioni, non soltanto dell'ultima amministrazione che ha fallito ed è terminata prima del suo termine naturale, ma anche quelle precedenti che hanno portato a un dissesto di bilancio, che hanno operato un massacro del territorio, che non hanno saputo decidere e che quando hanno deciso in modo sbagliato e spesso corrotto. Quindi c'è molto da fare, molto da cambiare, secondo noi di Venezia cambia e noi ci proponiamo soprattutto per questo. Ricordiamo gli scandali che tutto il mondo ha saputo, insomma, ecco, non stiamo qui a ripeterli perché dà anche purtroppo fastidio ricordare questo, però c'è quindi bisogno di un rinnovamento, quindi gente nuova, nuove strutture, nuove menti. Ma diciamo che la democrazia partecipata è un concetto che deve essere applicato sempre di più alla nostra società, perché evidentemente la democrazia rappresentativa non sempre ha funzionato e in particolare nella nostra città non ha funzionato bene. Noi crediamo che ci voglia un rinnovamento di contenuti, ma un rinnovamento di persone, per cui chiediamo alle persone che hanno governato finora di fare un passo indietro. Stiamo costituendo una squadra nuova di persone che si proporranno come Venezia cambia. Abbiamo costituito delle regole discusse con i cittadini in questi mesi. Ricordiamo che noi siamo nati nel maggio dell'anno scorso, 2014, quindi prima degli scandali del termine della consigliatura. Infatti noi chiediamo che in base a questi nuovi principi, ripeto, le persone che hanno governato finora stiano a casa. In più noi ci proponiamo e abbiamo fatto in questo anno quasi di percorso tutto abbiamo lavorato con i cittadini, abbiamo lavorato con le associazioni per costituire un programma. L'abbiamo costituito in parte e lo stiamo proponendo ai cittadini perché questo programma venga portato alle elezioni. Le persone seguono lo stesso percorso, si tratta quello di partecipare, di discutere, di presentare le competenze e anche molte facce nuove, perché forse è anche questo che serve per poter governare. Non è soltanto una questione di tecnici, è anche una questione di onestà prima di tutto, per cui noi proponiamo la legalità e proponiamo concetti che siano alla base di questo tipo di convivenza e di questo tipo di democrazia. Ecco, quindi anche giustamente menti nuovi, quindi un'area innovativa per Venezia. Sì, certo. Il percorso non deve finire con l'elezione, a nostro avviso. A nostro avviso il percorso va avanti per tutti
scritta per tutti i 5 anni della consigliatura, cioè il discorso che noi si debba, cittadini debbano non solo controllare, debbano anche e non solo avere una giusta rendicontazione delle decisioni e dei processi, ma devono poter partecipare. Noi siamo per una democrazia dal basso, una democrazia che partecipa e in cui non è che una volta che il sindaco, l'assessore viene eletto, sparisce e fa quello che vuole. Noi desideriamo, chiediamo, perché noi ci proponiamo come tali, per non solo rendicontare, ma per far partecipare i cittadini al percorso delle decisioni, perché è questo che vogliamo. Quindi una trasparenza sui lavori, sulle iniziative, quindi un dialogo tra cittadino e istituzioni. Sì, esattamente, un dialogo tra cittadino e istituzioni costante. Quindi nessuna opacità, trasparenza, rendicontazione e ovviamente il principio basilare della legalità, perché se non c'è questo non c'è nessun altro principio che possa tenere in piedi una convivenza sociale e una democrazia. Faccio un'ultima domanda. I turisti che in questo momento ci guardano, ci seguono, ma non solo anche da oltre confine, anche ad esempio dal centro Italia, che vengono a Venezia, che idea si fanno secondo lei di questa città? Beh, se io fossi un turista sarei un po' frastornato. Anche come prezzi, perché mi sembra che Venezia sia cara come prezzi. Sì, Venezia è cara anche per i veneziani, è cara per i veneziani, per i turisti direi ancora di più, perché i turisti non sanno dove andare e anche perché purtroppo certe volte ci sono, diciamo, delle cose care per i turisti in particolare. Io credo che i turisti amino Venezia e la trovino sempre bellissima, però si trovano un momentino a disagio, perché si trovano in una situazione di essere troppi. I turisti sono troppi per i veneziani, ma sono troppi anche per loro stessi, nel senso che io credo che bisognerebbe anche mettersi dalla parte del turista e offrire al turista una Venezia più vivibile, più gradevole, più accogliente, e credo che anche il turista sarebbe d'accordo su questo. Per cui, senza entrare adesso nel discorso di che cosa vogliamo fare, siamo sul generale. Sul generale, non so, il bollino rosso per le periodi, oppure altre cose che stiamo studiando per vedere di rendere la città più accogliente dal punto di vista del turista e anche più vivibile per il veneziano. Io la ringrazio molto, Tiziana Penzo. Sì. Grazie per la collaborazione. Facciamo quindi, io mi rivolgo adesso ai nostri telespettatori e anche ascoltatori, perché ci sono anche coloro che ci seguono dalle radio, perché dobbiamo far tesoro di queste parole di Tiziana, perché ci fanno veramente riflettere. Vediamo di mettere a posto le cose che attualmente sono fuori posto, diciamo così. Vediamo di farlo e costruiamo insieme una democrazia diversa e per una città che vogliamo più a misura di veneziano, più a misura di turista, più a misura di cittadino del mondo. Bene, ringraziamo dunque Tiziana Penzo per queste considerazioni. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Il nostro settimanale Pianeta Oggi Report ritornerà la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.